Invece i due papi che hai conosciuto, i tre papi poi che hai conosciuto, che ricordo hai di loro tre, se ce li descrivi? Giovanni Paolo II nelle missioni, avete Abbiamo celebrato la messa insieme. celebrato la messa insieme. Papa Giovanni Paolo I, invece, no, è diventato amici. Il giorno prima di andare in conclave, Con Papa Luciani. Papa Luciani è venuto a trovarmi. Erano proprio amici. Eravate proprio amici anche con Papa Luciani? Sì. E quando sono andato via da Venezia, è venuto lui a salutarmi ai frari di Venezia. E poi è venuto a trovarmi col santo. Mi voleva un bene dell'anima. E questo rapporto con Papa Luciani l'hai È avuto, rimasto sempre, sempre rimasto sempre, sempre. intatto. E con Giovanni XXIII? Il Pope ortodosso di Venezia stava per morire, non c'era nessuno che lo potesse confessare. Siccome ci conoscevamo, ha chiamato me. Sono andato, l'ho confessato. E poi sono andato al Patriarca e ho confessato questo Pope ortodosso. E vorrei fare la comunione. Sai cosa mi ha risposto? Certe cose si fanno, non si chiedono, perché i sacramenti sono per gli uomini. Se tu chiedi il permesso a Roma, ti risponderà fra 2 anni e dirà di no. Autentico, posso giurarlo? Allora, visto che hai conosciuto così tanti santi, secondo te chi sono i santi? Confessori? No. Erano dei papà, buoni, buoni, e io ho imparato a confessare da loro. Giovanni Paolo II, quando è venuto qui al Santo e ha parlato a noi confessori, sai cosa ci ha detto? Quando confessate, prima di dare un consiglio ai penitenti, entrate nel loro cervello e guardate come pensa loro, non come pensi tu.